Franco Branciaroli al Teatro Manzoni con Il Mercante di Venezia dal 7 al 19 maggio. La regia di Paolo Valerio, un classico di Shakespeare, molto ironico, molto crudo. Qual è l'aspetto del Mercante di Venezia che le piace di più? L'aspetto che mi piace di più ovviamente è l'aspetto di Shakespeare, cioè la capacità grandiosa di Shakespeare di maneggiare un tema di questo tipo. Testi e film sull'ebreo ce ne sono a milioni, ma spesso sono anche noiosi oppure retorici. Shakespeare sceglie una via brutta, perché sceglie la via, insomma, antisemita, però invita in un certo senso noi, se vogliamo divertirci a questo testo, dobbiamo sforzarci come spettatore di immedesimarci un po' in un antisemita, perché se tu ti siedi e già sei politicamente corretto, il testo ti farà orrore. Ma lui non l'ha scritto per chi? Per un pubblico politicamente corretto. Lui l'ha scritto malvagiamente, perché era un capocomico, doveva far divertire, per un pubblico antisemita. E quindi questo pubblico si divertiva alla persecuzione di questo soggetto. Quindi non c'è un aggiornamento al contemporaneo, l'avete lasciato filologicamente corretto? No, assolutamente, non c'è la posizione ideologica, per carità. C'è una cosa interessante, perché a Venezia ha paura di questo, perché lui introduce l'ebreo, una finanza moderna, un tipo di finanza moderna su una finanza antica. Lui non è un usuraio, è un banchiere, che lì lo chiamano usuraio, ma in realtà fa quello che qui all'angolo fa ogni banca se tu vai a chiedere soldi. E questa è una cosa che in un'economia di un certo tipo può provocare delle... Quindi è attuale anche se non volendo, diciamo. Un grande testo è sempre attuale. Sono con il cast quasi al completo di Pigiama per 6 in scena al Teatro Manzoni dal 16 al 28 aprile. Un titolo di comicità, una commedia francese. Vuoi iniziare tu, Marco, che sei regista? Marco sì, Rampal. Siamo al completo, perché quasi al completo, quasi, ho detto quasi al completo. Ci mancano Max Piso e Rita Pelusio, elementi fondamentali del cast. Abbiamo Laura Cunico, Antonio Corraglione, Roberto Petrossi e Ruffendo, che non racconteranno la trama, perché come dice Cornacchione, a volte nei ringraziamenti chiede al pubblico di spiegargli la trama, nel senso che è talmente intricata che ho fregato la battuta. Quindi è così, è una bellissima storia d'amore e di corna, queste rassicuranti corna di una volta che ci fa tanto piacere, però non è tanto nell'argomento, ma è come viene messo in scena questa commedia che necessita la visione. Perché lui ha messo in scena questi grandi attori che hanno tirato fuori il meglio di sé, specialmente lei. No, specialmente tutti, siamo affiatati, divertenti, il pubblico ci segue, ci ha seguito nelle due scorse stagioni e ci ha chiesto di tornare la terza, per cui siamo felicissimi. Ma qualche spoiler sulla trama non ce lo volete dare? No, loro sono amanti, però in realtà lui è il migliore amico di suo marito, che è il suo amante. Lei forse. Lei è l'amante di mio marito. E lui forse va anche con lo forse, piccolo, non è lui. Non è lui, no. Però? Sono chiacchiere, sono chiacchiere. Una fantastica commedia dell'equivoci, legata soprattutto sul fatto che c'è un'omonimia importante fra lei e il personaggio che interpreta Rita Pelusio, che poi è sua moglie, e da questo parte una girandola di equivoci veramente, è un tourbillon che continua, finché c'è forse un finale apertissimo. Siamo con Antonio Ornano in stagione al Teatro Manzoni con Maschio caucasico e risolto dal 12 al 13 dicembre. Ancora una riflessione sui rapporti uomo-donna? Che cosa vedremo in questo? Sì, ovviamente c'è anche quello, però è un bilancio dettato da un periodo particolare della mia vita in cui a un certo punto ho chiesto aiuto, no? Sono andato per la prima volta all'alba dei 49 anni in analisi. Ed è una cosa di cui anni fa mi sarei vergognato ad ammettere pubblicamente, ma perché a un certo punto mi sono detto: guarda, hai bisogno di uno bravo che ti aiuti. Però questa ritrosia ad andare da un analista, per un genovese ancora più marcata, nel senso che per noi l'idea di pagare 80 euro
perfetto sconosciuto per tre quarti d'ora e raccontargli tutti i tuoi demoni, quando puoi fare la stessa cosa con dei tuoi amici davanti ad una birra ci prende malissimo, ok? Però alla fine ho fatto questo percorso di introspezione e sono arrivato a tutta una serie di considerazioni, non di conclusioni, che però magari sono comuni a tutte le persone che verranno a vedere questo spettacolo. Ah, esatto. Anche il tuo analista ha contribuito indirettamente allo spettacolo? Beh, direi che è il minimo, si sarà comprato dei comodini nella casa in campagna, è il minimo sindacale. Ma è un tipo di umorismo che ricorda un po', se vogliamo dire, tipo Woody Allen, questo tipo di umorismo un po' caustico che riguarda la psicoanalisi? Allora, Woody Allen è un grandissimo e secondo me immeritato paragone, nel senso che è un umorismo caustico, cattivo, come può essere cattiva la comicità ligure, genovese, no? Molto disincantata, in cui ti spoglia completamente il mondo, ti lascia senza la minima possibilità di farti delle costruzioni mentali che non corrispondano alla realtà. Perciò in maniera molto brutale racconto di me, racconto del mio rapporto ovviamente con mia moglie, che però cambia nel corso degli anni, il mio rapporto con i miei figli che nel frattempo sono cambiati, stanno crescendo, e poi ci sono tutte delle reminiscenze rispetto a quando ero sul posto di lavoro. Io ho fatto un lavoro normale per 15 anni e come vedo questo mondo del lavoro oggi come oggi. Siamo con Diego Della Palma in scena al Teatro Manzoni dal 5 al 6 dicembre con Bellezza Imperfetta, che è un sottotitolo che mi incuriosisce molto, Fra Vacche e Stelle. Vogliamo spiegare un pochino di più questo? Sì, perché è un titolo che ha creato anche qualche equivoco, Fra Vacche e Stelle, perché si riferisce al tempo in cui nella mia infanzia vivevo fra vacche, quindi fra il bestiame, e le stelle, le notti stellate in montagna che ricordo come fosse ora e che mi sono tanto servite poi nella vita. Quindi si riferisce a questo. È imperfetta la bellezza, perché io sono sempre stato dell'avviso, da quando ho cominciato a ragionare sul tema della bellezza, che non c'è nulla più affascinante e più vero nella bellezza dell'imperfezione. L'imperfezione è l'anticamera del fascino. Ci sarà qualcuno a accompagnarla in queste riflessioni sul palcoscenico? Sì, ci sarà Vera Dragone, che mi accompagnerà recitando e cantando, e poi ci sarà Giovanna Formulari, che è una violoncellista straordinaria. La regia è di Ferdinando Celiani, i costumi sono miei e di Laura Milano, e poi le musiche saranno di Cesare Picco e gli effetti visivi saranno invece di Francesco Perbo. Lei dà l'impressione di una persona molto riservata, però devo dire che utilizza i social per delle sue riflessioni personali. È stato un po' il punto di partenza di questo spettacolo, in un certo senso? Assolutamente sì. Io sono una persona riservata in quanto persona che non ama raccontare le proprie vicende personali per attirare l'attenzione. Amo raccontare le proprie vicende personali, nel caso, per poter far riflettere o essere d'aiuto a qualcuno che ha vissuto le mie stesse esperienze. Questo sì. Il resto, per esempio, in questo percorso teatrale che vado ad affrontare, è legato fortemente a valori che compongono la bellezza, che sono il coraggio, per esempio, la diversità, il dolore, la consapevolezza, la disciplina e il destino. Sono sei stazioni che io racconto parlando di donne straordinarie e di mia madre, che è stata una gran donna straordinaria. Al Manzoni sarò nella prima sera, il 5 dicembre, con un monumento del teatro, un'icona che è Giulia Lazzarini, e la seconda sera, quindi il 6, con Sara Simeoni, un altro monumento. E quindi sono particolarmente felice perché loro avranno l'ultimo tempo di questo viaggio per emozionare con una sorpresa che ovviamente non svelo il pubblico. Siamo con Gioele Dicte in scena al Teatro Manzoni il 5 febbraio, ma per fortuna che c'era il Gaber. Un omaggio affettuoso a Giorgio Gaber, cosa vedremo in scena? Io da quando Giorgio Gaber è mancato ho fatto più volte degli omaggi
teatrali al suo grande talento, sono stato un fan di Gaber quando ero ragazzino. Gaber, sia cantante che poi anche attore e pensatore, filosofo addirittura, capace di interpretare, di anticipare addirittura molti dei sentimenti e dei pensieri di noi giovani. Questo è un omaggio speciale perché contiene, oltre ad alcuni passaggi importanti che io ritengo fondamentali della sua carriera di cantante, anche alcuni inediti. La Fondazione Gaber ha sostenuto questo spettacolo permettendomi di curiosare nei cassetti e trovare alcune cose mai pubblicate, testi di canzone mai musicate, monologhi finiti ma non inseriti in spettacoli, e dunque è un'occasione un po' speciale, un po' insolita, per fare un omaggio a un grande del nostro sì, spettacolo. Possibile, che cosa la accomuna Gaber? Sono tante le cose che mi hanno fatto sentire vicino a Gaber, probabilmente la più importante, due sono. Una è il suo grande amore per il teatro, la sua grande generosità, la sua capacità di trasformare la parola in corpo, in oggetto quasi che si può toccare. Questo è un dono che hanno in pochi. Vederlo sul palco dal vivo era un'esperienza indimenticabile. E poi ho amato molto il suo senso di responsabilità, la sua etica. Era un uomo che convinto che ognuno di noi potesse dare qualcosa alla società, agli altri, attraverso la presa di coscienza, attraverso una etica che si va perdendo. E credo che questo sia un insegnamento che molti artisti dovrebbero prendere, dato che l'artista generalmente è sempre un po' concentrato su se stesso, in questo in parte è anche il suo motore, la sua benzina, però in un mondo nel quale tutti guardano al proprio ombelico, se qualche artista prova a cantare fuori dal coro, è solo un bene. Siamo con Paolo Ruffini in scena al Teatro Manzoni dal 16 al 28 gennaio con Quasi Amici. Sì. La trasposizione di un famosissimo film francese che molti, quasi tutti conoscono. Volevo sapere come sei arrivato a questo film, lo conoscevi già prima il personaggio, avevi già visto il film? Prima del film no, non lo conoscevo, è una storia vera, penso, non so se io prima del film non lo conoscevo, ho visto il film e poi dopo mi hanno proposto lo spettacolo e ho accettato di buon grado perché mi sembra una bella sfida, mi sembra una bellissima storia di un'amicizia e mi è piaciuto tantissimo. L'amicizia tra te e Massimo Ghini, per chi non avesse visto il film, è l'amicizia tra una persona che ha un handicap. Nel senso che uno è disabile a livello motorio e non riesce più ad accogliere la felicità. L'altro ha una forma di disabilità invece emotiva e impara a calcolare anche la bellezza della cultura e il senso della meraviglia. E noi credo che sia un film che ci ricorda che tanti oggi sono disabili e hanno un handicap riguardo all'accoglienza della bellezza, della felicità. Io vedo tanti handicappati infelici, ma è una forma di handicap che penso che sia sempre più diffusa, proprio perché fondamentalmente non ci permettiamo più di aggiungere una vocale alla parola più usata in questo momento, che è social. Se si aggiungesse una vocale tipo la E, ecco che la nostra vita diventerebbe sociale, sarebbe molto più interessante, piena e felice. Ti ha permesso di scavare dentro questo personaggio? Hai imparato qualcosa di te che non sapevi? No, mi ha permesso di acuire quella che invece è la mia... Io lavoro da tanti anni con le persone con la sindrome di Down, mi ha permesso di fregarmene della maggior parte delle cazzate, per cui appunto l'attenzione alle parole, l'attenzione... ma di essere finalmente spietato. Penso che la pietà sia la forma di ipocrisia più grande di questo periodo storico, che ti porta a dire, quando vedi uno poverino, quello più che sentirsi dire poverino vuole sentirsi dire tu vali quanto me. Che bello. La cosa che spiriti dicano quando qualcuno vede questo spettacolo, cosa ti piacerebbe sentirti dire? Mi piacerebbe sentirmi dire che uno spettatore riesce a pensare a cose belle senza farlo apposta.